E ben ritrovati ragazzi, ben ritrovati ancora una volta nel canale del vostro amico Sette De Coppe. Dai, un saluto speciale a tutti quelli che mi supportano e mi sostengono con tanto interesse ed entusiasmo. Se non sei iscritto al canale, ti invito a iscriverti al canale qua, pollicione in alto, e partiamo subito. Il piano spietato del gruppo Friedkin. Adesso andiamo a vedere gli 11 tagli, ragazzi. 60 milioni di stipendi risparmiati. Andiamo a vedere tutto quello che c'è da dire. La decisione di Belotti, la situazione di Friedkin è arrivata all'ufficialità dall'Everton, saranno loro i proprietari prossimamente. E soprattutto volevo parlarvi della notizia che è uscito circa Sergio Gomez, terzino sinistro della Manchester City, è state sintonizzate. Allora ragazzi, eccoci qua, un altro video, un altro bel appuntamento. Prendetevi un bel caffè e seguite il video dall'inizio alla fine. Oggi è un video un po' particolare, vado ad elencarvi tutti i giocatori che la Roma ha messo sul mercato e vi vado a dire anche quanto risparmierà la Roma, ragazzi. E ricordatevi che il risparmio della Roma su questi stipendi, la Roma può riusarli, può rimetterli un'altra volta sul mercato, senza andare a contare, ovvero andando ad escludere ovviamente le plusvalenze dei giocatori che venderà. Partiamo subito da Belotti, ha dato la conferma di Marzio. Io non ho dato la conferma assolutamente che Belotti abbia detto di no secco e ovviamente permanente al Como. Durante le live vi ho raccontato che magari un margine di apertura ci potrebbe stare. Il giocatore alla fine è convinto, andrà al Como per 4 milioni e mezzo che incasserà la Roma. Deve abbassarsi leggermente lo stipendio perché il Como non può andare a pagare quello stipendio di Belotti, anche se i proprietari sono molto ricchi. Comunque sia, è sempre una squadra che arriva dalla Serie B. Quindi Belotti ha dato la sua disponibilità di andare al Como, aspettiamo la negoziazione, ancora non è fatta, però ricordatevi che l'offerta fatta dal Como formale è di 4 milioni e mezzo che incasserà la Roma e si metterà in tasca. Cosa succede adesso? Visto che Belotti andrà al Como, incasserà i 4 milioni e mezzo e in più la Roma risparmierà 4 milioni e mezzo lordi di stipendio di Belotti, totale 9 milioni, ragazzi. Questo è quello che sta succedendo. Voglio poi andarvi a parlare ovviamente anche della situazione degli altri uscenti, quelli che vedete in copertina, circa Karsdorp, Pawar, Zaleski, Bove. Andiamo a fare il punto della situazione. Partiamo da Bove. Bove è stato proposto tramite un'agenzia e tramite intermediari a differenti squadre di bassa classifica, metà classifica della Premier League. Ragazzi, il giocatore non vuole andare via da Roma, questo ve lo posso assicurare tramite le mie fonti, sempre la fuente. E soprattutto ieri è uscita questa notizia che in pratica la Fiorentina è su Bove. Il prezzo di cartellino si aggira intorno ai 20 milioni, ma io penso che la Roma potrebbe farci di più, in quanto a me il valore del giocatore mi hanno detto pure che era abbastanza più alto. Ma io non credo che la situazione economica della Fiorentina gli permetterà di andare a spendere quei soldi in cash. Quindi al limite potrebbero chiedere un prestito, che io sinceramente non farei proprio alla Fiorentina, visto che già gli abbiamo dato il prestito di Belotti, il prestito di Bove. Io non glielo farei proprio, ragazzi. Poi dipende a quale condizioni e dipende anche cosa vorrebbe fare la Roma. Comunque sia, come vi ho annunciato in questo video, aspettiamo l'ufficialità di quando verranno presentati i Friedkin, il gruppo Friedkin all'Everton, e vedremo magari che tipo di sinergia si potrà venire a creare con quella squadra là. Magari metteremo proprio Bove là o Ebram o qualcun altro. Io Bove lo piazzerei all'Everton, ragazzi, ma con una bella recompensa che poi magari dopo che è cresciuto ed è sviluppato in senso sportivo ce lo ritroveremo qua. Non vorrei mai andarlo a vedere come avversario con la maglietta strisciata della Juve, del Milan o dell'Inter, come è successo precedentemente o come sta succedendo adesso con Frattesi, Calafiori e Scamacca, ragazzi. Quindi questa è la situazione per ora. Per Bove teniamoci sempre aggiornati, vedremo quello che succede. La Roma l'ha messo sul mercato,
sta cercando di piazzarlo per vedere se ci riesce a tirare fuori qualcosa. Ovviamente qua non possiamo andare a parlare di stipendio risparmiato perché non c'entra assolutamente niente, ma di quelli che possiamo andare a parlare di stipendi risparmiati sono anche quelli che stanno in prestito, perché la Roma, i giocatori che sta in prestito, non è che se escono la Roma continua a pagarli oppure quest'anno non li ha pagati, no, a bilancio resta sempre il conto del loro stipendio lordo, sempre lordo parliamo, ragazzi. Adesso facciamo una bella carrellata e ve li vado a dire tutti quanti. Allora, Romelu Lukaku ritornerà al Chelsea, quest'anno alla Roma è costato 5 milioni e mezzo di prestito oneroso con 9 milioni di stipendio lordo, quindi immaginate un po', la Roma va a risparmiare 14 milioni sia per il prestito che ovviamente quello è il costo che ha avuto la Roma per quanto riguarda l'indennizzo che ha pagato al Chelsea, e 9 milioni lordi è il costo di Lukaku anno. Poi, per quanto riguarda Dybala, aspettiamo, vediamo quello che succede, entrerà la clausola. Pellegrini, Mancini e Paredes non mi fanno sapere che escono. Ebram, ecco qua, Ebram, ragazzi, e costa la Roma 6 milioni lordi di stipendio, ha un ammortamento di cartellino di 16 milioni, ma non mi va di darvi tutti questi numeri, altrimenti vi annoierei solamente, ma l'intento della Roma è quello di farci una cospicua plusvalenza, quindi dovrebbe venderlo a più di 16 milioni. Tutto quello che guadagnerà la Roma con la vendita di Ebram a più di 16 milioni è tutta plusvalenza e andrà a risparmiare di ingaggio 6 milioni. Spinazzola era già col cartellino, con l'ammortamento del cartellino a 6 milioni più 5 milioni e mezzo di stipendio, ragazzi, immaginate quanto ci costava Spinazzola all'anno. Si dice, si sussurra dentro i corridoi di Trigoria che è ritornato l'agente per vedere se c'è magari uno spiraglio per cercare di far restare Spinazzola, secco no della Sulubu, secco no della Sulubu. Sulubu, è lei che ha deciso che Spinazzola non rimarrà, De Rossi lo voleva, Sulubu ha detto di no, ovviamente col consenso dei Friedkin, e qui la Roma va a risparmiare ben quasi 12 milioni con l'uscita di Spinazzola, risparmio che poi la Roma lo mette al pizzo e magari può ricolmare quel piccolo gap che ci sta suddividendo il budget, magari poi vedremo un po' in che circostanze. Ricordatevi sempre, comunque, mentre vi sto facendo questa carrellata, la Roma deve abbassare il monte ingaggi da 104 milioni sotto la soglia di 90 milioni, quindi diciamo circa il 15%, ecco, questo è quello che mi hanno fatto sapere. Cristante resta, non esce Ndicka. A parte la storia che vi ho raccontato della Juventus in live, ragazzi, non mi fanno sapere che esce, però dobbiamo aspettare la situazione di Chiesa, ovviamente quello che potrà succedere, perché Chiesa ancora non ha deciso, e magari lo schiribizzo della Juve che non riesce a fare Calafiori viene a rompere le scatole per Ndicka, che è un difensore centrale di piede mancino e a Thiago Motta interessa. El Shaarawy non esce, ragazzi. Sanchez se ne va, 4 milioni e 6, ragazzi, è costato Renato Sanchez alla Roma quest'anno per quanto riguarda lo stipendio. Quando se ne va quei 4 milioni e 6, boom, rientrano in banca. Chris Smalling, anche lui è in uscita a zero, ragazzi, tutto l'ammortamento già pagato del cartellino e tutto quello che la Roma riesce a guadagnarci con l'uscita di Chris Smalling è tutto di guadagnato, costo a bilancio 4 milioni e mezzo, quindi immaginate se dovessimo vendere anche Chris Smalling a 3 milioni più il risparmio dell'ingaggio, quanto la Roma andrebbe a risparmiare. Karsdorp in uscita, ho raccontato la storia del Southampton, 4 milioni, Rui Patricio in uscita, ammortamento del cartellino più stipendio di 4 milioni, Houssem Aouar in uscita, mi fanno sapere che c'è il Nizza interessato e chi soffiggia conosce qualcuno là, quindi potrebbe piazzarlo a costo della Roma a parametro zero, quindi niente ammortamento di cartellino, costo alla Roma 4 milioni lordi, ragazzi. Diego Llorente, la situazione ve l'ho raccontata, bisogna decidere se pagarlo subito a 3 milioni e mezzo o fare un prestito con obbligo, questo dicono quelli del Leeds, a 5 milioni il prossimo anno. La Roma l'ha messo in stand by e ci sta pensando. Belotti, ve l'ho raccontato, andrà come, la Roma risparmierà 4 milioni e mezzo. Celik, vedremo quello che succede, non mi fanno sapere che c'è il Galatasaray, però lui ha ancora il cartellino ammortizzato e soprattutto
guadagna una bella cifra, ovvero intorno ai 3 milioni, e vedremo la Roma se riesce a cederlo. Christensen, un altro che se ne va, la Roma risparmierà 2 milioni e mezzo. Azmoun, un altro che se ne va, la Roma risparmierà 3 milioni e 6. Questi sono tutti in prestito, ragazzi. Quindi aspettate il 30 giugno e poi a luglio famo botti. Ve lo sto dicendo. Angeligno è stato preso. Angeligno è stato preso, Baldanzi è stato preso, poi questi costano di meno. Boven, abbiamo parlato, non va ad intaccare il monte in Caggi. Sono 11 che escono con un risparmio di 60 milioni, escluse le plusvalenze. Ragazzi, immaginate la Roma quanto cazzo va a risparmiare togliendo tutti questi, e a luglio possiamo andare a intervenire sul mercato. Stiamo aspettando che molti escono perché erano in prestito, ragazzi. Non è che i giocatori, se vengono in prestito, li paga la squadra che te li dà. Quindi stiamo aspettando esattamente questo. Per finire, Sergio Gomes, non è tanto la notizia di Sergio Gomes in sé per sé, per quanto riguarda il Manchester City, che rientra sempre nell'ottica dello stipendio basso, perché prende al netto 1,7 milioni, quindi potrebbe stare al lordo a costo della Roma intorno ai 3 milioni. Questa cosa è perfetta, ragazzi, perché rientra in questi parametri che sta cercando la Roma. Il giocatore ha moltissima esperienza in Premier, sarebbe veramente buono se dovesse venire. Il City vorrebbe darlo a titolo definitivo. Ci sono anche altre squadre interessate. Da quello che ho capito, ci sono anche Real Sociedad e Real Betis, quindi non è niente di fatto. La Roma ha chiesto informazioni. Perché? Perché, ragazzi, la Roma sta facendo un terzino sinistro. Molti mi dicevano e raccontavano: Angeligno sarà il titolare, Spinazzola verrà rinnovato, non verrà preso nessuno di là. No, è sempre quella la situazione. 11 in uscita, 5 titolari in entrata, terzino destro, terzino sinistro, centrocampista, esterno e attaccante. Il resto sono i contorni per andare a colmare il gap, ovviamente, della quantità dei giocatori dell'anno scorso. Ovviamente si spera anche nella qualità, dipende sempre dalle uscite, perché magari se facciamo fuori anche Zeki Celik, lì possiamo farne addirittura due, fermo ed assodato il fatto che Karsdorp se ne va, ragazzi. Quindi questa è la situazione per Sergio Gomes. Attenzione a queste cose qua. C'è di mezzo anche la situazione, c'è di mezzo, oddio, non è che c'è proprio di mezzo, ma avevo raccontato l'altra volta che c'è anche quell'altro giocatore spagnolo, ovvero Sergi Cardone, in uscita da Las Palmas a zero. Io ci butterei un occhio, perché a zero è una bella pedina succulenta che possiamo andarne a beneficiare, ragazzi, perché il giocatore vale, c'ha 24 anni, ha un po' meno di esperienza di Sergio Gomez, però mi fanno sapere che è anche in ottica top club. Ad esempio, il Barcellona è interessato come parametro zero, perché anche loro stanno sotto la morsa del Financial Fair Play. Spero che il video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un bel like, commentino sotto, iscrizione al canale, come sempre, lasciatemi un vostro, se volete, feedback, opinione, quello che volete, ragazzi. Spero che non vi ho fatto una testa così con tutti questi numeri. Attivare la campanella per tutte le notifiche e gli aggiornamenti. E ricordatevi sempre di citare la fuente, sempre la fuente, ragazzi. La fuente, che ieri 1-0 contro l'Italia, della fuente. Ciao a tutti, buona giornata e sempre Forza Roma, dai.